ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Io sono Francesca Giagnero di everydaycoffee.it e oggi vi farò vedere come realizzare questo make-up qui. Allora, è un make-up in un certo senso tematico San Valentino, però capisco ovviamente che non sia molto indossabile per la serata di San Valentino. San Valentino e Carnevale coincidono più o meno, quindi potrebbe essere un'idea carina se avete in mente una, ad esempio una festa in maschera tra amiche proprio a tema Carnevale. Potete utilizzare questo make-up qui che è molto particolare, con tanti cuoricini come lentiggini e delle ciglia finte che non sembrano tanto ciglia finte, ma vi assicuro che sono ciglia finte. Io quindi vi lascio al make up e fatemi sapere se vi piace con un pollice in su. E partiamo con una faccia che più cessa non si può. Cominciamo subito dal correttore. Questo qui è il Double Wear Concealer di Estée Lauder, classicone. Oggi ce n'è bisogno, ci farei un bagno praticamente. Beauty Blender e cominciamo. Già meglio, sicuro rispetto a prima, sì. Poi vado a prendere la BB Cream, questa qui è di Etude House ed ha una copertura abbastanza leggera e molto luminosa. Cipria. Io prendo questa Le Voilette di Guerlain e fisso il tutto. Sopracciglia, tanto ci metto tantissimo, quindi facciamo un video a parte sulle sopracciglia, vai! Ci ho messo stranamente meno del previsto a fare le sopracciglia. Ho già applicato Painterly sulla palpebra e cominciamo subito dal trucco occhi con la Naked Free. Prendiamo Limit e lo stendiamo nell'angolo esterno. Adesso invece vado a prendere Strange e lo applico su tutta la palpebra. Quindi vado a prendere la Model Renaissance di Anastasia Beverly Hills e vado rispettivamente a prendere Venetian Red e lo applico nell'angolo esterno e nella piega. Adesso vado a prendere Red Ochre col solito pennello di prima e vado a dare più dimensione a tutto il make up. Quindi mi concentro nell'angolo esterno, sfumo nella piega. Riprendo sempre Venetian Red e vado nella rima inferiore e collego no! alla rima superiore, vabbè, sfumo dopo. Riprendo Red Ochre ancora e definisco un po' di più questa zona finale dell'occhio. Adesso invece vado a riprendere la Naked 3 e vado a prendere rispettivamente Dust, bagno stupendolino e lo applico nell'angolo interno. C'è un micetto fuori che vuole entrare. Quanto spolveri, amico mio! Prendo l'eyeliner. Questo qui è il classico di Sailor Moon con cui mi trovo ormai strabene. E vado a fare un eyeliner. Bene? Make-up leggero. No, chicco. No. Sbagliato. Ci siamo quasi. Dato che stiamo a ballare, balliamo. Ciglia finte. Io non me le metto quasi mai le ciglia finte perché... so che sono un pochino sdatta, però dato che stiamo a fare questo make-up mega figo, ho capito chi. Dato che stiamo a fare questo make-up figo, proviamo se... È andato! Però... fastidioso! Le odio! E una... Proviamo l'altra. Stavo cercando un bel blush un po' più vivo del solito. Ho deciso per Harper, che è l'unico blush che è un attimino più colorato. Altrimenti facciamo un mix. Harper e poi
Reflex di Chanel. Direi di andare innanzitutto con Harper. Abbondiamo, tanto è San Valentino, chi se ne frega. Invece da fare l'effetto un po' manga, quindi un po' anche sul naso. Reflex. Ah, sì. Ora volevo fare qualcosa di diverso, volevo fare un po' di lenticine a forma di cuoricino. Direi di andare a prendere diverse cose. Cruel Jewel di Nabla e andare a disegnare qualche cuoricino su immediatamente sotto l'occhio e a fare qualche puntino. Bene, ci ho messo soltanto 3 anni a fare il primo cuoricino. Tutto a posto. È carino! Va bene, mi esalto da sola. Ora vado a prendere il liquid lipstick di Nabla nella tonalità Closer, che è l'unico che offre l'altro, e vado sempre a ripetere lo stesso procedimento. Quindi prendere un pennellino per labbra, che è abbastanza preciso, vado a fare qualche puntino qua e là e poi vado a disegnare qualche cuoricino. Devo fare più spesso questi make-up, mi sto divertendo come una matta, non so voi. Adesso invece vado a prendere l'eyeliner bianco e vado a fare sempre delle piccolissime lenticini al giro per il viso. Con questo qui non ci faccio cuoricini perché stonerebbe. Direi che ci siamo quasi, illuminiamo un po' la situazione perché mi sembra un pochino cupa, come dire. Illuminiamo con Starburst di Anastasia Beverly Hills. Prendo il mio fedele unicorno. Sinceramente non so che cosa mettermi alle labbra. Direi di mettere Red Rose di Lime Crime. Sì, ci sta da 10, sì, è lui. Mi vado a sistemare i capelli e ci vediamo fra pochissimo. E tadan, con i capelli leggermente appuntati perché sennò fanno veramente pietà. Allora, spero davvero che questo make-up vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia allo svolgimento. Fatemelo sapere con un thumbs up e se vi va iscrivetevi al mio canale per non perdere altri aggiornamenti. Sappiate che all'interno dell'info box trovate tutte quante le info dei prodotti che ho utilizzato, i miei social e soprattutto il post sul blog, dove potete trovare qualche fotografia in più e qualche dettaglio in più relativo a questo make-up tematico San Valentino carnevalesco. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video, belloci. Ciao ciao!